Buonasera, benvenuti in questa splendida cornice della nostra aula Foscoli dell'Università degli Studi di Pavia. Io sono Ilaria Cabrini, responsabile del fundraising di Ateneo. Mi occupo di pubbliche relazioni e gestiamo insieme al mio fantastico team una piattaforma di crowdfunding che si chiama www.universitiamo.eu. Noi, il crowdfunding e il fundraising sono sicuramente uno strumento che con la terza missione, che è una missione forse importantissima, forse tra le più importanti, che ci accompagnerà fuori dalla pandemia e in un ritorno futuro agli splendori di tutti gli atenei, si spera, in Italia e nel mondo, ovvero il passaggio di know-how tra tutta la scientificità e la cultura che avviene nell'ateneo, nel caso pavese, che ne ha tantissima di valore, che sta già utilizzando lo strumento della terza missione. Con il professor Francesco Poetto, che adesso è rettore, è stato prorettore della terza missione, nel mandato dello scorso rettore, professor Favorucci, dove siamo già a 6-8 anni di esperienza in questo settore. Dicevo, su questo filone, il crowdfunding e il fundraising si occupano per la seconda volta, dopo aver inaugurato insieme a Krug l'università la panchina rossa che tutti potete vedere nel cortile delle statue, anzi per la terza volta, perché la prima è stata la più importante con la professoressa Chiara Zanchi che è di fianco a me, della giornata dedicata alla violenza contro le donne. E quindi a capire che cos'è la violenza contro le donne e ovviamente a combatterla. Abbiamo l'onore il piacere di avere con noi Chiara Severini, che è un importante giornalista del Corriere della Sera e professoressa Viviana Patti dell'Università degli Studi di Torino. Chiara non la presento perché è nostra e fa parte degli studi umanistici. Chiara ha già avuto un progetto molto importante che si chiama, i nostri progetti finiscono, non finiscono mai totalmente di piattaforma, che è stato sostenuto da tutte le donazioni, che si chiama Words Matter, quindi ovviamente lo potete trovare voi, ed è davvero, ha studiato e si occupa non solo di questo, ma anche del potere delle parole. Sul potere delle parole io sono sicura che faremo sicuramente sfruttare anche questa sera un'occasione speciale, che è quella di ritrovarci noi in presenza. Le presenze ovviamente post pandemia o ancora pandemia sono poche, ma da casa sicuramente numerose. Buona serata e buon addio. Grazie, grazie Ilaria. Grazie a chi ci sta seguendo da remoto e ai coraggiosi che hanno sfidato la pioggia per vederci dal vivo in questa bellissima aula. Grazie per la presentazione molto lusinghiera. A me fa piacere presentare anche l'ospite collegata da remoto, la professoressa Patti dell'Università degli Studi di Torino, che invito insomma a palesarsi per un saluto iniziale, visto che insomma abbiamo parlato tutti. Benvenuta, professoressa. Grazie dell'invito, sono molto contenta di essere qui con voi stasera per questa giornata e di confrontarmi appunto in un contesto multidisciplinare e multiprospettiva, quindi uno dei migliori contesti in cui si possono affrontare queste tematiche. Allora, prima di tuffarci nel merito della ricerca che andremo poi a esplorare con le nostre ospiti, ho deciso di rubarvi qualche minuto iniziale per parlare della giornata di oggi, perché insomma penso che sia doveroso e penso che sia anche il punto di partenza giusto per poi tuffarci nell'approfondimento vero e proprio. Ormai, essendo le 6 di sera, l'avrete sentito alla radio, in TV, l'avrete letto sui giornali, è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Una giornata che è stata istituita nel 1999, anche se poi è diventata più pop negli ultimi anni. Pochi sanno il motivo per cui è stata scelta questa data, che non è casuale: il 25 novembre è l'anniversario del brutale assassinio di 3 donne, 3 attiviste intellettuali della Repubblica Dominicana, soprannominate le Farfalle, le sorelle Mirabal. Che sono state assassinate per il loro attivismo politico, brutalizzate, come purtroppo molto spesso accade alle donne che osano far sentire la loro voce. Ovviamente era un contesto politico molto difficile, in una dittatura. Questo non cambia però il fatto che la stessa violenza a
ancora la vediamo anche nel nostro paese in forme diverse, ovviamente, però non è certo scomparsa. Ho notato, e lo capisco anche, che spesso c'è una sorta di scetticismo rispetto all'importanza, all'utilità di giornate di sensibilizzazione come quella odierna, lo capisco. D'altro canto non bisogna mai sottovalutare gli effetti pratici di questo tipo di ricorrenze. Cito un dato tra i tanti che potrei citare: ogni anno, in occasione della giornata, la settimana di novembre in cui si moltiplicano le iniziative, i servizi in TG, eccetera, ma anche occasioni come queste, quindi per portare alla luce dei progetti di ricerca che a vario titolo hanno a che fare con l'eliminazione della violenza, si moltiplicano le chiamate al 1522, che è il numero verde, gratuito contro la violenza domestica, lo stalking e tutte le forme di violenza contro le donne. Nel 2020, ad esempio, nella settimana tra il 23 e il 29 novembre, le chiamate sono più che raddoppiate. Il dato che ha fornito l'Istat è più 114% rispetto al 2019. Ovviamente su questo dato influisce anche la circostanza, direi decisamente peculiare, che è il semi-lockdown che vivevamo nell'autunno del 2020. D'altra parte, insomma, fa pensare quanto anche solamente ripetere un numero di telefono possa fare la differenza nella vita delle persone. È ovvio che non ad ogni chiamata al 1522 corrisponde una donna che ha bisogno di aiuto, perché il 1522 è un numero che può essere raggiunto anche per chiedere informazioni per aiutare qualcun altro, per esempio, ma ripeto, di sicuro diffonderne l'esistenza male non può fare. Visto che abbiamo citato un dato, io ne ho tirato fuori degli altri, tra i numerosi che vengono messi a disposizione del pubblico in queste settimane. Dal report di WeWork e Ipsos emerge ad esempio che il 70% delle lavoratrici italiane ha subito almeno una molestia verbale o fisica o una discriminazione. Passando alla sfera privata, più del 40% delle donne ha subito una qualche forma di violenza oppure una forma di controllo. Questo è un argomento che talvolta passa un po' in secondo piano, però il 18% delle donne italiane, sempre secondo questo studio, ha subito il controllo del telefono o del computer o del tablet, insomma di qualunque mezzo che di fatto permette di comunicare con il mondo esterno. Anche questa è una forma di violenza, ovviamente, perché è una limitazione della libertà personale. Ancora qualche numero: nel biennio 2017-2018 si sono verificati 211 femminicidi. Nel 70% dei casi l'omicida era il partner o l'ex partner. Questa è una percentuale stabile negli anni, che insomma dice qualcosa della radice della violenza, di come molto spesso la violenza si annidi proprio nelle relazioni più strette, quelle che insomma autorizzerebbero a sentirsi più al sicuro. Oltre ai femminicidi ci sono altre forme di violenza. Altri reati, come quello di deformazione dell'aspetto della persona con lesioni permanenti al viso, parliamo dell'acido ad esempio. Su quest'ultimo tipologia di violenza c'è un'impennata vera e propria: abbiamo più 35% di denunce rispetto al 2019. Ovviamente si parla solo di denunce, come sempre c'è un grosso sommerso per tutto ciò che ha a che fare con la violenza di genere. Ebbene, di fronte a questi dati, la domanda che dobbiamo porci è cosa si può fare. Non uso con leggerezza il verbo dobbiamo, perché prima di tutto perché l'Italia ha ratificato nel 2013 una convenzione internazionale, la convenzione di Istanbul, che impone agli stati di prendere delle contromisure proattive per contrastare la violenza, quindi c'è un dovere, diciamo, non solo morale, ma anche sancito da un trattato internazionale, ma anche perché penso che accanto a livello istituzionale, quello che chiama in causa lo Stato e gli enti locali, ci sia un livello che ci chiama in causa come cittadini, prima di tutto, e anche come professionisti e professioniste. Tutti noi, credo, dobbiamo chiederci cosa possiamo fare per contribuire all'eliminazione della violenza contro le donne. Nel mio caso, io lavoro nell'informazione, sono una comunicatrice, quindi il modo in cui interpreto questa responsabilità è cercare di riflettere sulle parole che uso. Le parole sono il mio strumento di lavoro primario, ogni giorno, qualunque sia il tipo di format su cui mi trovo a lavorare, un video, un testo scritto, un tweet, e cerco di pormi delle domande sul significato anche implicito delle parole che scelgo di utilizzare. E questo è un esercizio che richiede molta consapevolezza, non semplice, perché comunque impone anche di mettere in dubbio il proprio istinto, che è qualcosa che spesso chi fa il mio mestiere usa molto e di cui si fa fatica a fare a meno, insomma.
Mi fa piacere però iniziare questo approfondimento girando la stessa domanda che cerco di pormi io anche alle mie due ospiti, cioè cosa pensate possa fare la vostra disciplina, quindi la vostra professione, per contribuire all'eliminazione della violenza di genere? Non so se vogliamo iniziare dalla professoressa Patti che è collegata o forse... Mi sentite? Liliana, mi senti? Sì, sento. Come preferite? Sì. Vuoi che cominci io per fare la prospettiva linguistica per poi Sì, arrivare forse mi sembra più naturale così. Se cominci tu con la prospettiva linguistica e poi io ci metto sopra la parte di computational linguistics. alla... Ok, perfetto. Allora, diciamo che quello che può fare la linguistica è interrogarsi su quali siano le ingiustizie che vengono commesse a livello di discorso. Mi rendo conto che la parola ingiustizia è una parola molto forte, ma effettivamente di questo si tratta. Molto spesso si tratta di giustizie inconsapevoli, giustizie in qualche modo naturalizzate nel modo in cui descriviamo determinati eventi. Diciamo che il modo migliore per spiegare in modo semplice il punto a cui voglio arrivare è una premessa banale, forse, cioè la premessa che uno stesso evento che accade nella realtà, che può essere un femminicidio, quindi l'uccisione di una donna da parte di un uomo, con motivi legati al genere, ma anche un evento generico, non necessariamente un femminicidio, può essere rappresentato in molti modi diversi. E queste diverse rappresentazioni hanno delle conseguenze sul modo in cui pensiamo gli eventi. Quindi io comincio a fare degli esempi non legati allo specifico tema di questa giornata, ma per traghettarvi in maniera, come dire, fluida e semplice verso il punto principale che invece voglio portare. Allora, il primo esempio è un esempio di un evento. Qua c'è un bambino che forse prima stava giocando con una pallina da tennis, involontariamente giocando con questa pallina ha colpito un vaso e l'ha rotto. Ora può decidere di parlare di questo evento in modi diversi, andando per esempio ad autodenunciarsi o a un certo punto, per il momento deve arrivare, no? Potrebbe decidere di dire ho rotto il vaso, oppure potrebbe decidere di dire il vaso si è rotto. E queste due diverse rappresentazioni, che possono essere scelte più o meno consapevolmente, hanno delle conseguenze sul modo in cui noi descriviamo quello stesso evento, no? Che è stato sì causato dal fatto che il bambino stava facendo qualcosa, non era intenzionale, perché stava giocando, non è che volontariamente ha colpito il vaso cinese preziosissimo, però insomma se dice ho rotto il vaso si attribuisce una responsabilità, se invece dice il vaso si è rotto forse più o meno consapevolmente si distanzia rispetto a quell'evento. Quindi in questo caso abbiamo uno stesso verbo, in realtà non esattamente lo stesso verbo, no? Perché abbiamo rompere e rompersi, che viene utilizzato per rappresentare lo stesso evento in due modi diversi. Un altro esempio, sempre in questo caso, immaginiamoci, questo bambino cresce, diventa adolescente, i genitori gli comprano un cellulare, va a correre al parco, si dimentica di chiudere la zip della felpa, il cellulare casca dalla tasca, no? Lui ha una colpa. Potrebbe dire, ho perso il cellulare, andando di nuovo ad autodenunciarsi ai genitori per tentare di farsi dare di nuovo dei soldi per avere un cellulare nuovo. Quindi potrebbe dire, ho perso il cellulare, oppure potrebbe dire, il mio cellulare è sparito. In questo caso ho per perdere rispetto a sparire, quindi non ho lo stesso verbo, però comunque attraverso due verbi diversi io posso descrivere un evento come un evento più o meno causato, più o meno come un evento che ha, non ha un certo responsabile. Quindi per arrivare al punto, uno stesso evento nella realtà può avere diverse rappresentazioni. Qua io ve ne ho mostrate solo due per ciascuno di questi eventi, no? Ma se pensiamo per esempio al bambino che rompe il vaso, che poi ha rotto il vaso, si poteva anche pensare al vaso è stato rotto, ad esempio. Quindi ancora un altro modo di rappresentare lo stesso evento. Tutti questi eventi, da un lato, sono tutte queste diverse rappresentazioni, scusate. Da un lato sono lo specchio di come noi pensiamo quell'evento lì, però dall'altro lato influenzano il modo in cui noi pensiamo a quegli stessi eventi. Quindi, ora, il punto è, queste diverse rappresentazioni sono sempre delle scelte consapevoli, che è un po' il problema a cui stavi accennando tu.
Insomma, non lo so se sono sempre delle scelte consapevoli, perché alle volte il modo in cui parliamo di eventi e di eventi socialmente sensibili in particolare, cosa intendo per socialmente sensibili? Il femminicidio è un evento violento che coinvolge un partecipante debole e un partecipante forte. Intendo debole nel senso di debole a livello sociale, quindi è tutto il gruppo delle donne che per certi aspetti è più debole rispetto al gruppo degli uomini. E mi permetto di citare dei dati su cui non ti sei soffermato. Questo si vede per esempio ogni anno dal Gender Gap Report, che esce tutti gli anni all'inizio dell'anno e che porta dei dati di natura sociale e economica, quindi di accesso anche ai servizi di base, per esempio a livello di istruzione, all'assistenza sanitaria, da parte di donne e uomini, e fa vedere quanto gli stipendi, l'accesso appunto ai servizi sanitari, il livello di istruzione, insomma, porta degli indici per far vedere se effettivamente ci siano delle differenze a livello sociale, economico e culturale tra donne e uomini. L'Italia, nell'ultimo Gender Gap Report che è uscito, si trova al 63° posto su circa 130 paesi che vengono analizzati. Quindi non in altissimo, e nell'area di pertinenza, che è quella dell'Europa occidentale, Western Europe, nel Gender Gap Report, si colloca al terzo ultimo posto, sotto l'Italia, soltanto Cipro e la Grecia. Quindi, come dire, arriviamo da secoli di asimmetrie di potere che non sono del tutto concluse, quantomeno secondo i dati di questo Gender Gap Report. Ecco, queste asimmetrie di potere hanno portato a routinizzarsi di scelte linguistiche per parlare di eventi che coinvolgono questi tipi di partecipanti, più o meno potenti. E queste scelte si sono talmente routinizzate che non è detto che necessariamente siano consapevoli. E diciamo che il compito dei linguisti potrebbe essere quello di, appunto, di cercare se effettivamente ci siano delle costanti nella rappresentazione, delle cattive rappresentazioni di questi tipi di eventi socialmente rilevanti. E con questo io mi fermo qui e lascio la parola a Viviana. Viviana, la linguistica computazionale rispetto a questa che Chiara ci ha descritto, che possiamo considerare come una sorta di cassetta degli attrezzi di base, dei concetti necessari, no, per i ragionamenti che andremo a fare successivamente. Dicevo, la linguistica computazionale, che gradino extra può portarci? Allora, sì, io volevo un po' allargare rispetto a quello che ha detto Chiara, anche per dire che sicuramente la linguistica computazionale ci può permettere di mettere insieme alcune conoscenze che abbiamo sulla possibilità di elaborare automaticamente il linguaggio alla comprensione di queste rappresentazioni e di queste concettualizzazioni, permettendoci magari di scalare rispetto a quello che si può fare attraverso un'analisi più qualitativa. E diciamo che più in generale quello che la comunità di linguistica computazionale ha, in particolare il gruppo di ricerca di Torino, ma anche molti altri colleghi e colleghe in Italia, porta, diciamo, in campo come strumenti di indagini per fare luce su questi fenomeni e anche, se vogliamo, appunto su un fenomeno più osservabile e correlato che è quello della misoginia online, sono proprio, diciamo, la possibilità di costruire strumenti e modelli che possiamo definire come strumenti e modelli dell'area di intelligenza artificiale che si occupa appunto del trattamento automatico del linguaggio umano, focalizzandoci in particolare in questo caso specifico su anche forme verbali di incitamento all'odio nei confronti delle donne che troviamo nei social media nelle loro diverse declinazioni. E la linguistica computazionale ci può aiutare a scalare nell'analisi di queste espressioni, anche per cercare di catturarne le caratteristiche, sviluppando appunto dei sistemi che permettono di fare una rilevazione non solo su diverse lingue, tra l'altro, perché sappiamo che appunto i social media incoraggiano, per esempio, gli utenti a esprimersi
nella propria lingua, e quindi abbiamo anche la possibilità, lavorando su modelli di identificazione automatica di queste forme verbali di incitamento all'odio misogino, in diverse lingue, e quindi aggiungendo anche una prospettiva che, se vogliamo, può essere comparativa rispetto a questi fenomeni che vogliamo analizzare, che sicuramente sono presenti in Italia. Giustamente tu hai restituito un po' quello che è un po' la prospettiva anche dei dati di oggi, ma che sicuramente sono fenomeni trasversali, presenti in paesi molto diversi, fra classi sociali più disparati, in qualche modo. Quindi utilizzare strumenti automatici per analizzare questi fenomeni anche nei social media, che in qualche modo ci permettono di avere un accesso ad espressioni linguistiche intorno a questa diciamo grande tema della misoginia e crete su più lingue, questo ci permette appunto di in qualche modo fare un'analisi anche più a largo spettro rispetto a quella che potremmo fare con gli strumenti linguistici meramente quantitativi, che ci permetterebbe fondamentalmente di magari analizzare solo un campione più ristretto, più piccolo, e di quelle che sono le espressioni che invece ormai sono moltissime, e su questo menziono appunto il grande tema dei big data. Quindi quello che e l'altra questione che riguarda le possibilità che sono messe in campo dalla linguistica computazionale in questi lavori, che sono legati quindi in particolare all'identificazione automatica sia della misoginia come fenomeno in generale, sia di alcuni aspetti specifici, l'altro aspetto interessante è quello del fatto di poter osservare queste espressioni in un setting ecologico, quindi in cui in qualche modo gli utenti si esprimono in maniera spontanea su queste tematiche, quindi poter in qualche modo catturare qualcosa su quello che è l'humus, diciamo, sociale e culturale, su cui poi il fenomeno del femminicidio in qualche modo prospera, no? Quindi potendo andare a ragionare anche su quelle che possono essere in qualche modo le cause o le cose più profonde che in qualche modo creano un clima più favorevole a questo tipo di eventi, e anche a un certo tipo di rappresentazione e concettualizzazione che magari troviamo sui giornali o sui media, che appunto è l'altro fronte su cui stiamo lavorando in una prospettiva appunto anche multidisciplinare insieme a Chiara. E volevo solo aggiungere uno spunto, diciamo, un po' più tecnico su quelli che possono essere gli strumenti con cui lavora il linguistico computazionale nel momento in cui vuole mettere, diciamo, a disposizione questi strumenti di analisi automatica. Se voglio rilevare automaticamente un fenomeno che per esempio può essere quello della misoginia online, la prima cosa che occorre fare è collezionare e raccogliere grandi quantità di dati che sono generati dagli utenti sui social media, e in questo in qualche modo può essere un'operazione anche relativamente facile. In altri casi, se per esempio mi interessa lavorare sulle rappresentazioni e sulle concettualizzazioni dei femminicidi, di come vengono per esempio riportati sui media, posso invece andare su raccolte che riguardano appunto i titoli di giornale oppure gli articoli stessi che descrivono i femminicidi, quindi a seconda dei casi. Quindi raccolgo dati o generati dagli utenti nel caso mi interessi lavorare sui social media, o delle testate giornalistiche che in qualche modo mettono a disposizione comunque ormai in maniera abbastanza aperta questi dati. E poi quello che si mette in campo sono metodi di apprendimento automatico e anche di deep learning, quindi di apprendimento profondo, con approcci supervisionati, dove supervisionato vuol dire proprio apprendere in qualche modo questa conoscenza linguistica e queste rappresentazioni dai dati che in qualche modo sono esempi del fenomeno che voglio analizzare. Quindi andrò a diciamo raccogliere dei dati che in qualche modo esemplificano o l'hate speech misogino, o l'espressione dell'hate speech misogino in una certa lingua, e magari nelle sue diverse declinazioni, se decido di essere più specifico e di volere riconoscere per esempio in maniera automatica diversi tipi di hate speech misogino, oppure magari vado a collezionare dei dati che in qualche modo invece sono dei buoni esempi di rappresentazione
del femminicidio, e anche lì quindi tanti esempi di come il femminicidio viene rappresentato nei media, da cui poi il sistema automatico apprende la conoscenza necessaria per riconoscere queste rappresentazioni o queste espressioni di misoginia su dati nuovi, quindi permettendomi appunto di fare poi un'analisi automatica sulla base di quello che ho appreso da questi corpora che vengono costruiti, in cui tipicamente con l'aiuto anche dei linguisti si cerca di rendere esplicita quella che è la conoscenza che i linguisti e le persone esperte di quel fenomeno, in qualche modo la conoscenza che può essere utile poi al sistema automatico per distinguere tra, per esempio, espressioni misogine e espressioni non misogine. Questa conoscenza può essere anche una conoscenza che è relativa ad altri fenomeni trasversali e che viene annotata, e si può trattare magari di una conoscenza che riguarda anche alcune caratteristiche, diciamo, più linguistiche e più tecniche, o alcune caratteristiche come il livello di aggressività, il fatto che le speech misogino si per esempio rivolga a un individuo, a un gruppo di individui, cioè tutte differenze che si possono annotare e che possono essere poi, diciamo, utili magari al sistema automatico per cercare di identificare automaticamente alcuni aspetti. E quindi è importante in questa disciplina, ci sono questi due aspetti importanti: uno sicuramente quello della costruzione dei modelli automatici basati anche su, appunto, algoritmi di apprendimento automatico, e l'altro però anche l'aspetto della raccolta dei dati, della collezione di dati rappresentativi da cui i modelli imparano, ecco, che è sicuramente un aspetto cruciale su cui la collaborazione tra tra i linguisti e le persone che hanno delle conoscenze magari più sull'aspetto computazionale è fondamentale per riuscire, insomma, a costruire dei modelli che funzionano bene, poi fondamentalmente il più possibile non biased. L'altro aspetto che volevo citare è quello delle campagne di valutazione. In questi anni la comunità italiana in particolare organizza ogni due anni una campagna di valutazione degli strumenti di trattamento automatico del linguaggio su diversi aspetti che riguardano l'NLP, il Natural Language Processing, ha proposto diversi corpora che sono una sorta di punto di riferimento per chi vuole costruire strumenti per riconoscere per esempio la misoginia online sull'italiano o anche su altre lingue. Ci sono stati dei lavori che per esempio sono stati invece fatti nella direzione di costruire dei corpora analisi analoghi per altre lingue, e quindi diciamo che come comunità abbiamo proprio elaborato già un bel po' di dati su cui è possibile fare del lavoro di analisi più specifico. E mi piaceva condividere una slide, se ho ancora un minuto di tempo, giusto per darvi un esempio di quali possono essere queste annotazioni che vengono fatte su questi dati, che per esempio in questo caso si tratta di dati di Twitter, che sono stati raccolti per addestrare sistemi che riconoscono automaticamente la misoginia online. Vediamo se riesco a condividerlo. Allora, in questo caso specifico, spero che vediate la slide, per esempio di questo corpus che è stato proposto nel 2018, abbiamo uno schema di annotazione dei dati multilivello in cui per esempio i dati vengono annotati per la presenza della misoginia, ma anche per cercando di fare una distinzione più a grana fine tra diversi aspetti che caratterizzano il comportamento misogino, quindi con un'idea di collaborare anche con diverse discipline, come magari nell'ambito appunto dei gender studies, se queste cose sono già state studiate, e con l'idea quindi di sfruttare quella conoscenza per renderla esplicita nei dati che poi nutrono i nostri algoritmi. L'altro aspetto che è messo in evidenza in questo corpus, e che abbiamo messo in evidenza anche in un altro corpus simile che abbiamo messo a disposizione per l'inglese e per lo spagnolo, e capire se per esempio l'hate speech misogino quindi viene rivolto a una singola donna oppure a un gruppo di donne,
E dico che questo è interessante perché l'altro modo in cui spesso lavoriamo in questo ambito è provare a confrontare anche diverse forme di espressione di odio online, anche per caratterizzare quella che riguarda un particolare target, per esempio in questo caso il target delle donne, che è quello che ci interessa oggi. E da questi studi che sono stati fatti anche in prospettiva cross-linguistica, per esempio, è venuto fuori che per quanto riguarda l'hate speech misogino, c'è una conferma di quelle che sono anche gli studi che sono stati fatti anche a livello filosofico sulla misoginia, in particolare da Kate Mann. Si vede chiaramente che l'hate speech misogino in tutti i corpora, nelle varie lingue in cui sono stati sviluppati, ha un trigger che dipende dalla violazione della norma patriarcale. Quindi chiaramente si trova traccia nei dati che spesso è la singola donna che è diciamo, oggetto dell'hate speech e non un gruppo. E questo ci dice qualcosa, per esempio, anche rispetto alla minaccia che spesso comunque costituisce questo humus rispetto a quella che è l'integrità, e pericolo più consistente che questo clima misogino poi porti a delle interferenze con la vita reale e a un passaggio quindi dalla violenza verbale online a quella fisica. E questo si vede chiaramente che è diverso anche nell'espressione rispetto a quello che è per esempio un altro caso molto studiato di odio online, che è quello nei confronti dei migranti, dove si osservano in effetti invece delle dinamiche più relative all'in e all'out group, cose che conosciamo anche lì molto bene dalle scienze sociali, e dove abbiamo osservato nei dati analizzati che in questo caso infatti spesso è la categoria che diventa oggetto dell'espressione verbale online. Questo per dire che in effetti anche lavorando in maniera automatica con questi corpora che magari vengono annotati anche su vari target, su varie lingue in maniera consistente, si riescono, diciamo, a volte a trovare conferme a quelle che sono degli studi filosofici o linguistici, tenendo conto appunto però di un contesto molto più ampio, e a volte si scoprono anche delle cose nuove che non avevamo, diciamo, potuto magari analizzare con gli strumenti diciamo più che non sono computazionali, di analisi di questi fenomeni, che appunto possono spesso nutrire questi studi automatici, ma che a volte appunto dando della benzina a quello che è diciamo uno strumento che mi permette magari di trarre delle conclusioni più generali, oppure anche di scoprire cose nuove. E forse mi fermo qui perché non vorrei occupare troppo tempo. Grazie professoressa per questa panoramica. Io mi aggancio a una cosa, giusto per fare un piccolo punto: la violenza verbale, quella che la professoressa ha molto opportunamente chiamato hate speech misogino, è interessante di fatto su due livelli, perché da un lato è un sintomo di quello che, e qui mi approprio di nuovo delle parole della professoressa, è l'humus della violenza, quindi il terreno su cui poi la violenza agita tra linfa vitale. Dall'altra è essa stessa una forma di violenza, ovviamente, perché un contesto dominato da un approccio verbale violento nei confronti delle donne spinge a silenziare le voci femminili. Ovviamente tante donne hanno la pellaccia, diciamo, e continuano a dire quello che pensano senza farsi frenare, intimidire, ma dobbiamo sempre ricordarci che quello è un livello a cui non tutte arrivano e a cui ciascuna arriva in momenti della sua vita diversissimi. Quindi sicuramente uno spazio di dibattito pubblico dominato da una forma aggressiva di dialogo con le donne non è uno spazio aperto e quindi per sua natura non è democratico. Credo che Chiara voglia inserirsi agganciandosi a qualcosa che ho detto io. Sì, volevo agganciarmi a quello che ho detto sul silenziare. Mm-hmm. Cioè, molto spesso, come dire, la voce di categorie deboli è meno ascoltata rispetto alla voce di categorie forti. Cioè, se ci pensate, questo l'ha studiato una filosofa di un linguaggio che si chiama Rebecca Kugler, se ci pensate il rifiuto rispetto a un avanzo sessuale è uno dei pochi rifiuti che bisogna esprimere chiaramente affinché non si possa parlare di consenso in sede giudiziaria. Cioè,
tutti noi, se io chiedessi a qualcuno venite al cinema e qualcuno mi dice no, stasera, no, non mi dice no, mi dice stasera sono a cena con mia madre, quello è un rifiuto indiretto, cioè una persona non mi dice no, però mi dice che farà qualcos'altro. È chiaro quindi che non desidera prendere parte a quella attività. Esatto, in parte per il fatto che ci si aspetta dalle donne che di fronte a un avanzo di tipo sessuale in prima battuta dicano di no, anche se intendono di sì, quindi in parte per uno stereotipo che è molto radicato se ci pensate anche in letteratura, senza andare a confusare, e in parte perché sono una categoria debole, come dire, le cose che intendono fare con le parole, in questo caso rifiutare, quindi il loro atto linguistico di rifiuto, deve essere esplicito affinché raggiunga chiaramente il ricevente, cioè affinché il ricevente lo interpreti come tale. E pensate quanto è importante questa questione del fatto che una cosa venga rifiutata indirettamente in sede giudiziaria, cioè ogni volta che si parla di consenso, ah, ma qui c'era il consenso, a questo ci si appella. E però se pensate a questo tipo di rifiuto, è uno dei pochi rifiuti che deve essere esplicito. Quindi sì, questo sicuramente dice qualcosa. Questo per commentare sul verbo che utilizza Vito, cioè silenziare. Esatto. Io so che la sinistra di ricerca, io non so mai che titolo usare, che lo venia, il lessico accademico mi manca, è un lessico che non mi appartiene, la dottoressa Zanchi e la professoressa Fatti stanno collaborando a un progetto di fatto unendo le forze e le rispettive specialità per un progetto condiviso che insiste proprio sugli argomenti di cui stiamo discutendo ora. Siccome io stessa, lo avrete intuito, non sono una specialista, ho chiesto loro di spiegarci, raccontarci il loro lavoro in una chiave molto divulgativa, anche con degli esempi proprio pratici, delle modalità analitiche che utilizzano e anche degli strumenti, delle metodologie, perché credo che insomma, rendere più accessibile un lavoro che riguarda così da vicino poi la quotidianità di tutti noi, perché la lingua è forse la più quotidiana delle cose con cui tutti noi ci troviamo ad avere a che fare, sia professionalmente che non professionalmente, ecco, credo che sia importante e molto utile. Quindi la domanda è semplice, raccontateci il vostro lavoro condiviso e collettivo. Diamo loro il tempo di darci gli strumenti per capire su cosa stanno lavorando, anche con degli esempi. Viviana, comincio io. Sì, sì, vai. Ok. Allora, mi riaggancio al punto in cui ci eravamo lasciati prima, no? Cioè, al fatto che diverse rappresentazioni possono, linguistiche, possono corrispondere a diversi modi di concettualizzare, quindi di pensare gli esempi. Direi che i nostri lavori comuni, da un lato, vanno nella direzione di verificare che effettivamente queste concettualizzazioni, questi diversi modi di pensare gli esempi siano reali. Quindi abbiamo elaborato un questionario abbiamo elaborato una prima versione di un questionario, adesso stiamo modificando leggermente questo questionario sulla percezione proprio di queste diverse rappresentazioni. Quindi un primo lavoro comune è l'elaborazione di un questionario a partire da dati reali da sottoporre a dei parlanti nativi, in questo caso di italiano, che possano dirci di fronte a questa rappresentazione linguistica chi è più responsabile di quel evento, c'è effettivamente un responsabile oppure no. Quindi diciamo uno studio che verifichi effettivamente la realtà delle concettualizzazioni. Sì, quindi facendo un esempio pratico, a queste persone viene sottoposta una frase, spoilerato, chiedo scusa, spoilerato. Ok, diciamo, questo però è la seconda parte di quello che stiamo facendo assieme, anche se l'ho detta per prima. In realtà un'altra cosa che stiamo facendo assieme è provare ad analizzare un grosso corpus che racconti femminicidi, un corpus di italiano giornalistico. Allora, il punto di partenza era forse un lavoro che non era svolto in maniera automatica ma del tutto manuale, che avevo cominciato a fare io proprio nell'ambito del progetto di crowdfunding Words Matter, ed era un lavoro che non ho fatto solo io ma ho fatto con Chiara Menuzzi, Erika Pinelli e la Val Basson. Noi partivamo, rispetto a quello che ho detto prima, da una riflessione, cioè l'evento di uccidere, l'evento di fare violenza, normalmente è un evento che coinvolge un agente umano dotato di intenzionalità e controllo che causa un cambio di stato, al limite della morte, di un paziente che lo subisce.
Ora, normalmente il modo più tipico, il modo di default, il modo canonico per rappresentare eventi di questo tipo è una frase tipo l'uomo uccide la donna. In realtà poi quando si legge i testi reali, l'uomo uccide una donna, la donna, che è il modo appunto canonico di rappresentare un evento tipo uccidere, non è che è sempre detto in quel modo lì, no, ci sono molti altri modi di rappresentare quell'evento, quindi forse si chiede la premessa che avevo fatto prima su eventi di altri tipi. Per esempio, molto spesso si legge la donna è stata uccisa, in questo caso lo stesso evento, si accede a quello stesso evento non dalla prospettiva di chi lo compie, dell'aggressore, ma dalla prospettiva della vittima, di chi lo subisce. Per giunta io posso dire la donna è stata uccisa senza esplicitare linguisticamente da chi. Ovviamente poi posso scegliere questa costruzione, no? Che è una costruzione passiva per ragioni che hanno a che fare anche con il fatto di non voler ripetere costantemente dall'uomo, di non voler partire sempre dall'uomo, cioè ci sono varie ragioni, però insomma questo succede. Oppure a partire dalla stessa frase, l'uomo uccide la donna, io posso scrivere anche la gelosia l'ha uccisa, o la pistola l'ha uccisa, per esempio. Quindi in questo caso la posizione che normalmente occupa un agente umano è occupato da un sentimento che quindi assume questo ruolo di agente, viene personificato, oppure da uno strumento. Però se ci pensate, nella realtà lo strumento è un qualcosa che non è in grado di esercitare intenzionalità e controllo, è un oggetto che è manipolato da un qualcuno che invece intenzionalmente fa qualcosa. Oppure molto spesso si parla di uccisione della donna da parte dell'uomo, e vedete che è molto più normale parlare di uccisione della donna che è la vittima. Se io dico uccisione dell'uomo ai danni della donna, è stranissima come frase, cioè normalmente ha una nominalizzazione di un verbo, cioè ha un nome che esprime un evento, come farebbe un verbo, se viene seguita da un'espressione che la modifica, io sto parlando della vittima, non dell'agente. Oppure, per esempio, si legge la donna subisce violenza. In questo caso, ancora una volta, il fatto di una violenza che è fatta da parte di qualcuno, cioè questo stesso evento, si accede a questo stesso evento dalla prospettiva del paziente, dalla prospettiva della vittima, non dalla prospettiva della gente. Quindi quello che avevo cominciato a fare io a partire da queste considerazioni, che come vedete hanno a che fare con diverse rappresentazioni degli stessi eventi, era, come raccontava prima la professoressa, raccogliere un corpus giornalistico. Siccome io l'ho fatto manualmente assieme alle colleghe che citavo prima, ho raccolto un corpus piccolo, tra l'altro un corpus di articoli che sono apparsi su quotidiani locali, piuttosto che quotidiani nazionali, ho messo dentro un'interfaccia di annotazione, questo è One Corpus Tool, che è un tool che permette di caricare corpora, poi di costruire degli schemi di annotazione, cioè io posso dire al tool come voglio, secondo quali parametri di volta in volta voglio annotare le espressioni linguistiche, e poi posso annotare in questi testi che ho caricato nel mio tool, nel mio strumento, le espressioni linguistiche di mio interesse. In questo caso noi, a partire da questo corpus che di racconti giornalistici, di cronache giornalistiche di femminicidi, abbiamo annotato manualmente tutte le espressioni che rappresentavano la violenza. Adesso qua vi ho messo un paio di esempi. Questo qui, le violenze si siano aggravate, perché è un caso interessante in cui si parla di violenze senza dire chi le fa, e per giunta si dice che le violenze si erano aggravate, normalmente si aggravano in malattie, se ci pensate, che sono dei tipi di eventi per cui non si riesce a trovare un diretto responsabile, mentre la violenza, come dicevo, è un tipo di evento che è caratterizzato inerentemente da un diretto responsabile. E poi avevo messo un altro esempio da un altro articolo, sempre dallo stesso quotidiano, in cui si dice qua era stata colpita da un pugno. Lo scorso ottobre invece era stata colpita da un pugno, ora si capisce chi era stata colpita. Se si va un po' indietro nel testo, lo scorso luglio la donna era stata scaraventata a terra, eccetera, eccetera, aveva battuto la testa, lo scorso ottobre era stata colpita. Qua era stata colpita da un pugno, cioè non era stata colpita da un uomo con un pugno, no? Quindi ancora una volta vediamo quello che vi ho fatto osservare prima, cioè il fatto che a volte gli strumenti vengano trattati linguisticamente, dico, nella rappresentazione, come degli agenti intenzionali.
Ora, tutto questo lavoro di annotazione è stato molto dispendioso, dico proprio cronologicamente, ci avevo messo un po' di tempo per farlo. Quindi, sostanzialmente, abbiamo lavorato su un numero anche abbastanza limitato di testi, che danno 40 articoli. Ora, quello che si può fare collaborando con dei linguisti computazionali come Viviana è provare a fare tutta questa annotazione in maniera automatica. Quindi provare a capire in che misura un algoritmo ben addestrato può aiutare i linguisti in questa fase così delicata del lavoro. Ovviamente un'annotazione fatta male andrebbe a inficiare la qualità dei risultati finali. Esatto, perché alla fine l'obiettivo ultimo era capire quante rappresentazioni passate in termini ingiuste, cioè scollate rispetto alla realtà dell'evento, ci sono nei testi. A questo punto la domanda che inevitabilmente giro alla professoressa è: benissimo, addestrare un algoritmo però non sembra un'operazione semplice, perché quando si ha a che fare con la lingua, le informazioni che noi abbiamo incamerato e che ci permettono di leggere anche i non detti di un testo, di capirli in qualche modo, di entrare in un testo, un algoritmo non ce le ha. Quindi come si rende un algoritmo capace di, non dico sostituirsi al ricercatore perché non è questo ovviamente l'obiettivo, ma sicuramente coadiuvare il ricercatore o la ricercatrice? Allora, sì. Diciamo che io sono molto contenta che abbiamo portato, diciamo, che stiamo cercando di fare prendere forma a questo progetto, perché in effetti anche rispetto a quello che dicevo prima, no, all'analisi che per esempio abbiamo fatto in passato su questi corpora di hate speech misogino nei social media, questo, cioè analizzare questo corpus che abbiamo a disposizione di titoli di giornale e di notizie sul femminicidio, ci permette un po' anche di chiudere il cerchio. Cioè, spesso si analizza magari il fenomeno appunto o da un lato o dall'altro, in qualche modo avere diciamo la possibilità di guardare come anche un certo modo di riportare le notizie sul femminicidio possa influire su quello che viene detto sui social media e insomma una possibilità di anche mettere in circolo, se vogliamo, diversi modi di rappresentare il femminicidio e diversi modi di diciamo esprimere misoginia che però trovo che siano in connessione, cioè se vogliamo anche poi passare anche a una riflessione più costruttiva su cosa possiamo fare per il futuro, mi sembra importante cercare di analizzare questo ecosistema anche dei media nelle sue relazioni, questo per fare un ponte rispetto a quello che dicevo prima. Allora, rispetto alla domanda specifica quanto è difficile, sicuramente non posso negare che non sia facile e non c'è, diciamo, non è che linguistica computazionale abbia da questo punto di vista diciamo una bacchetta magica che gli consente facilmente di costruire dei modelli che funzionano. Tipicamente in questo senso sono molto, molto importanti anche appunto le campagne di valutazione di cui parlavo prima, che magari mettono a disposizione anche dei benchmark per valutare quelle che sono le prestazioni di questi sistemi. In particolare per il tipo di task su cui si era concentrata Chiara con il suo gruppo nel suo studio più linguistico, esistono diciamo degli strumenti che sono stati messi a disposizione della comunità per l'identificazione dei frame nell'italiano. Esiste uno strumento che è stato proposto per esempio a Evalita 2011 che abbiamo provato a utilizzare in questo contesto specifico. Ma è chiaro che questi strumenti che magari sono stati costruiti o pensando all'identificazione per esempio dei frame più in generale, come nel caso di questo strumento che abbiamo provato a usare, o magari ci sono strumenti che sono anche stati proposti in una prospettiva multilingue, quindi su altre lingue. Quindi quello che si fa, tanto per cominciare, è cominciare a vedere se un po' di questo lavoro, diciamo, che già la comunità magari ha fatto, non su questo dominio specifico, ma sull'identificazione in generale dei frame, può essere adattato al caso specifico che è la rappresentazione del femminicidio e la questione cruciale della responsabilità. Quindi quello che voglio trasmettere è che, diciamo, non è che si parta da zero, ma magari si ha già un bagaglio di conoscenza più in generale su come si costruiscono i modelli per l'identificazione dei frame, anche non applicate al dominio specifico, e si cerca
di sfruttare, di fare un'annotazione mirata a questo dominio specifico per poter, diciamo, adattare i sistemi esistenti a riconoscere poi i frame specifici che ci interessano in questo caso, che sono quelli di cui parlava Chiara, in modo da cercare idealmente di fare in automatico l'annotazione, appunto, che i linguisti molto faticosamente sono riusciti a fare su un insieme limitato di dati. Ecco, questa è un po' l'idea. E l'altra cosa, diciamo, che secondo me è interessante rispetto al lavoro che stiamo facendo, rispetto a delle ricadute anche applicative, per parlare un po' anche di questo, è che al di là della questione della conoscenza, che io sicuramente a un certo punto acquisisco anche facendo questo tipo di mettendo a disposizione del linguista questi strumenti automatici che gli possono appunto consentire di fare un'analisi su più larga scala e quindi di fare poi delle quantificazioni sul fenomeno più significative di quelle che magari si riescono a fare su un corpo più piccolo. C'è anche la questione che si potrebbe andare anche nella direzione di costruire degli strumenti che possono essere usati anche nelle scuole o in altri ambiti per evidenziare all'interno di un testo quelli che sono diciamo le parti più problematiche per quanto riguarda la rappresentazione del femminicidio, per esempio. Uno strumento che può essere usato appunto in vari contesti e che in particolare potrebbe essere utile per fare crescere la consapevolezza su queste rappresentazioni che spesso manca sia a livello di chi, diciamo, è coinvolto nella scrittura, nei media, ma anche dei lettori, ecco, quindi cercando di raggiungere, di costruire degli strumenti appunto più anche automatici per visualizzare, diciamo, le parti di un testo più problematiche, ecco. Di campanello d'allarme, diciamo, che può segnalare un testo. Sì. Di espressioni non giuste, volendo rubare, esatto, sì, il termine usato dalla dottoressa Zacchi. A questo punto, chiarita la metodologia, chiariti gli obiettivi, diciamo, la domanda, le domande potrebbero essere molte rispetto alle problematicità, cioè date i vostri obiettivi a livello a livello pratico, immagino ci siano molte difficoltà. Ce n'è una che da autrice di testi mi è balzata subito in testa, cioè che molto spesso i testi sono ambigui, cioè non sempre chi scrive usa parole che hanno un solo significato, no? Anche nel parlare la stessa parola può avere migliaia di sfumature, il tono in cui qualcosa viene scritto può cambiare radicalmente il significato di una frase. Quindi la prima curiosità che avevo per voi è l'ironia, ad esempio. È un ostacolo? È qualcosa che riuscite in qualche modo a gestire nelle vostre analisi sui testi? Come vi ponete rispetto all'ironia? Come sempre lascio a voi decidere chi rispondere in base, insomma, alle vostre preferenze. Sul trattamento automatico dell'ironia direi che lascio tutto il palco a Viviana. Vabbè, ok, dunque, il trattamento dell'analisi dell'ironia in effetti è invece un tema su cui come gruppo abbiamo lavorato parecchio. Abbiamo lavorato parecchio perché, avendo lavorato molto in generale sulla sentiment analysis, appunto l'ironia è il classico, diciamo, il classico device, diciamo, retorico che non permette di capire veramente se diciamo l'opinione di un utente è positiva o negativa su qualcosa. Quindi il nostro interesse per questo come gruppo per l'ironia sicuramente nasce da lì. C'è tornato utile in effetti anche nell'analizzare quello che è il fenomeno della misoginia online, soprattutto perché in effetti l'ironia spesso è molto presente in generale nei social media, e nel caso specifico della misoginia spesso aumenta il potenziale virale del messaggio d'odio, perché chi condivide i messaggi fondamentalmente si sente più legittimato, in quanto il messaggio magari non contiene degli insulti espliciti.
Quindi in effetti nel momento in cui andiamo ad analizzare le espressioni di appunto speech misogino che costituiscono l'humus, riuscire a catturare diciamo anche queste forme più indirette e talvolta implicite di ironia o di sarcasmo consente all'algoritmo poi di riuscire a essere più accurato e di riuscire a riconoscere anche questi casi e non solo i casi magari di misoginia che sono più facili magari da individuare automaticamente, che sono quelli che consentono, che contengono insulti espliciti fondamentalmente, che si possono riconoscere facilmente diciamo fornendo anche all'algoritmo degli indizi su quelli che sono diciamo le liste di parole per ferire, ecco. Soprattutto considerando che abbiamo osservato che per quanto riguarda le speech misogino il linguaggio è piuttosto monocorde, ecco, mentre alcune diciamo forme più raffinate di questo tipo diventano importanti da individuare e sicuramente sono più difficili da riconoscere per i sistemi automatici, ma ci stiamo lavorando. Si diceva che l'ironia a volte contribuisce alla viralità delle speech misogino, e altre volte viene utilizzata come uno schermo in qualche modo, cioè che chi ha emesso un determinato messaggio verbale chiaramente intriso di violenza, non necessariamente verso le donne, ma verso anche altre categorie. Quante volte lo vediamo succedere, no? Poi nel momento in cui gli viene fatto notare, tenta di usare l'ironia come un paravento, dicendo no, ma io scherzavo, non sono assolutamente misogino, oppure non sono assolutamente antisemita, non sono assolutamente razzista, e sono solo battute. Questo è un tema che è emerso chiaramente negli ultimi anni, credo sia sotto gli occhi di tutti, quindi ne parliamo oggi a proposito di hate speech misogino, ma la stessa difficoltà si ha poi quando si parla di altre forme di hate speech verso altre categorie. A proposito di misoginia, prima si parlava del fatto che molto spesso c'è un implicito. Negli esempi stessi che prima abbiamo visto, per esempio la donna è stata colpita da un pugno, ecco, di per sé questa frase non è misogina, nel senso che non nasce con un intento misogino, può avere anche un inconsapevole effetto diciamo negativo nella misura in cui tende a far sparire un po' l'autore della violenza mascherandolo dietro al pugno che però di per sé non ha certo nessun intento negativo, ecco. A questo proposito volevo chiedere se esiste diciamo una riflessione linguistica da fare rispetto a questi impliciti, rispetto a questi inconsapevoli utilizzi misogini della terminologia. È una domanda interessata perché io stessa quando scrivo mi capita spesso, soprattutto da quando ho iniziato a diciamo seguire questo tipo di lavori, di soffermarmi su una frase che ho appena scritto e chiedermi se per caso non l'ho resa inconsapevolmente più vaga del dovuto rispetto a chi ha veramente responsabilità di un determinato evento. Sì, cosa possiamo dire rispetto agli impliciti e gli inconsapevoli usi misogini del linguaggio? Sì, diciamo se posso rispondere. Assolutamente. Dai. Allora, diciamo che in generale il contenuto che viene veicolato in maniera implicita è un contenuto che deve ricostruire il destinatario, il lettore, il lettore. Quindi siccome è ricostruito da lui tenderà a metterlo molto meno in discussione. E adesso quindi come dire, dal punto di vista del veicolare, del contrabbandare un messaggio su cui non ci si vuole impegnare come emittenti, è uno strumento molto utile. Vi faccio un esempio che aveva fatto una linguista che si occupa di pragmatica, Marina Svisà, a un convegno a Como nel 2019. Lei aveva portato un titolo di giornale in cui si diceva femminicidio A, e poi c'era il luogo, e si diceva lui le ha mandato una lettera d'amore, ma lei non era voluta tornare con lui. Ora, ma è un connettivo avversativo che implica sempre una smentita rispetto a un qualcosa che ci aspettavamo, no? Un connettivo avversativo. Quindi il contenuto implicito, cioè l'implicatura che scatta è nei confronti di una persona che ha fatto un atto talmente eclatante, tipo mandare una lettera d'amore o comprare una pagina di un giornale per manifestare il proprio amore, insomma, ci si aspetterebbe una risposta positiva a un gesto di questo tipo.
Quindi, come dire, il confronto esplicito è di fronte a un gesto simile, quella donna doveva tornare con lui, ma non l'ha fatto e allora è stata uccisa. In qualche Cioè, modo è un contenuto molto problematico, che non è detto esplicitamente, ma che è inseribile attraverso l'uso di quel ma, perché il ma è un connettivo testuale che suggerisce sempre una smentita rispetto a quello che succedeva prima, quello che era raccontato prima, e quindi è un contenuto che viene inserito a partire da quell'elemento linguistico proprio convenzionalmente per il significato di ma, e che però non è detto ed è un contenuto problematico. Se posso fare un altro esempio, no? Perché molto spesso nei titoli che parlano di femminicidi si dice la tragedia di... La tragedia è qualcosa che ha in comune, la tragedia ha qualcosa in comune con l'omicidio, nel senso che in entrambi i casi ci sono delle vittime, però la tragedia è un evento non causato, anzi è un evento che proprio all'origine, come dire, era ineluttabile, era causato dalla forza del destino, quei personaggi non potevano neppure sottrarsi, cioè cercavano di sottrarsi, ma poi alla fine il destino vinceva, no? Quindi è vero che la tragedia ha in comune una parte di significato con gli omicidi, cioè il fatto che ci siano delle vittime e dei morti, e con i femminicidi anche quindi, no? Però, come dire, apre un frame, una cornice, cioè inserisce il femminicidio dentro una cornice che ha a che fare anche con qualcosa di ineluttabile, il destino. E quindi anche quello è un modo implicito, cioè io attraverso le parole semplicemente non significo soltanto quello esattamente che le singole parole, le singole espressioni linguistiche significano, ma le parole sono punti di accesso a delle complesse strutture di pensiero. Sì, quindi anche questo è un implicito, no? Oltre che implicito è, nella maggior parte dei casi, mi sento di dire, inconsapevole, mi spiego, si è un po' persa la consapevolezza del significato originario della parola tragedia, no? Tendiamo ad utilizzare questo aggettivo, qualcosa è tragico, può essere tragico anche che inizia a piovere quando si deve prendere un treno, per esempio. Di conseguenza, il risultato finale è che questa parola, con il suo portato di significati, viene utilizzata per caratterizzare qualunque evento luttuoso. E di conseguenza non c'è un intento malevolo, diciamo, da parte di chi parla di un femminicidio come di una tragedia, semmai, anzi, molto spesso c'è un intento al contrario, positivo, no? A voler rimarcare in qualche modo il carattere fortemente grave, fortemente negativo di questo evento per la società. E qui ci troviamo ovviamente in una situazione da cui è difficile uscire, perché da un lato non si può certo impartire l'ordine, diciamo, di tenersi alla larga dalla parola tragedia quando si fa cronaca, ma d'altra parte non si può negare che in alcune persone che poi devono decodificare leggendo il messaggio linguistico implicito, questa parola possa far scattare il messaggio che è una tragedia senza colpevole. Questo è il rischio da cui dobbiamo tenerci alla larga. Esatto, cioè il punto è che tragedia va bene sia, cioè, va bene, può essere utilizzata sia per caratterizzare un tipo di evento come il femminicidio, ma anche per caratterizzare un tipo di evento per cui è difficile individuare chi è responsabile. E questa sovrapposizione può generare un cortocircuito cognitivo, non so se mi sono spiegata. Ovviamente poi io non sto dicendo che chi utilizza sicuramente non vuole mettere la luce sul colpevole, non vuole lasciare il colpevole in background. Assolutamente, cioè, anche perché molto spesso le espressioni linguistiche che si utilizzano per descrivere determinati eventi sono naturalizzate, sono riutilizzate, cioè sono quelle che abbiamo a disposizione, no? Che vengono utilizzate in maniera inconsapevole, quindi assolutamente sono d'accordo su questo. Continuiamo a rimbalzare dal livello di come la violenza viene raccontata dai media al livello invece che riguarda tutti, cioè quello dei social media dove c'è un'espressione abbastanza spontanea del pensiero delle persone. Prima abbiamo parlato delle ambiguità e in particolare dell'ironia. C'è un altro aspetto potenzialmente problematico che mi è subito venuto in mente quando ho iniziato un po' a farmi raccontare di questo lavoro,
che stiamo illustrando oggi, e cioè l'esistenza di tante parole che hanno di per sé un'accezione negativa, che in molti casi sono dei veri e propri insulti, in alcuni casi anche molto gravi e censurabili, ma che alcune comunità utilizzano riappropriandosene in qualche modo proprio con l'obiettivo esplicito di disinnescare la potenza negativa che gli era proprio in origine. L'esempio principale ovviamente è la parola con la N, che sappiamo viene utilizzata anche nelle espressioni artistiche da parte delle persone afrodiscendenti, non certo con l'intento di autodiscriminarsi, al contrario, rivendicando quella parola, facendola propria. Ecco, rispetto a questo tipo di termini, come ci si muove nel momento in cui si deve addestrare un algoritmo, e torniamo, come gli si insegna a distinguere quando questa parola viene utilizzata in senso dispregiativo e quando invece fa parte di un'operazione di tutt'altro genere? Sì, questo è sicuramente, ti ringrazio per aver citato questo tema, perché sicuramente è una delle sfide in questo momento su cui anche hanno lavorato alcuni dottorandi del nostro gruppo, e il tema è proprio, diciamo, cercare di evitare che poi si diffondano degli algoritmi che rimuovono o appunto dei tweet addirittura che contengono questi insulti, come dicevi, quindi non riconoscendo la pratica di riappropriazione linguistica che tipicamente la persona appartenente alla categoria vulnerabile pratica, proprio per disinnescare diciamo la carica offensiva e violenta dell'insulto a quella categoria, e proprio per evitare questo, e anche per evitare che in qualche modo possa essere censurato anche in qualche modo un uso che possiamo fare anche noi senza intenti di riappropriazione linguistica, magari catartico, di alcuni insulti. Quindi il problema è quello di capire nel contesto, diciamo, della frase, se quella parola, quell'insulto ha un uso veramente abusive, e quindi se riconoscere questo può aiutare a identificare le speech oppure no, oppure appunto se può essere un uso o di riappropriazione, quindi per evitare questi esiti anche paradossali di volere, diciamo, utilizzare questi algoritmi per proteggere alcune comunità, in realtà poi censurandole, e poi anche, diciamo, per innestarsi anche nel tema più ampio del free speech, anche per non rischiare di non riconoscere altri usi degli insulti e delle parolacce, diciamo così, che invece, diciamo, non sarebbero da censurare. E in questo senso, quello che abbiamo fatto, un lavoro che abbiamo fatto di recente su questo, è annotare appunto all'interno di un corpus, per esempio, proprio questo tipo di uso nel contesto dell'insulto. E in effetti abbiamo visto che se questa conoscenza viene resa esplicita nei dati con cui viene addestrato l'algoritmo diventa, diciamo, più preciso e riesce a utilizzare questa informazione, quindi della carica abusiva dell'insulto, per poi predire in maniera più accurata la presenza di hate speech, riducendo, insomma, l'errore per quanto riguarda appunto quei casi in cui l'insulto non viene utilizzato con un'intenzione offendere, violare o appunto incitare all'odio rispetto a un individuo o a un gruppo di individui. Ma visto che la professoressa citava il rischio di creare strumenti automatici fallaci, cioè che finiscono con censurare ciò che non ha bisogno di essere censurato, credo che questo sia un altro fenomeno che, diciamo, l'esperienza ci ha insegnato essere concreto come rischio, perché basti pensare all'algoritmo di Instagram che intercetta il nudo, la nudità, e magari finisce col censurare la fotografia di un nudo artistico, un'opera d'arte, una statua, e altre manifestazioni della creatività, ovviamente prive di qualunque intento pornografico. Questo è successo molte volte. Io immagino il team che sta dietro all'algoritmo di Facebook e Instagram, insomma, abbastanza in difficoltà di fronte alla distinzione tra un capezzolo pornografico e un capezzolo artistico. Non deve essere semplice. A questo proposito faccio un po' l'avvocato del diavolo. Il lavoro che voi state facendo in prospettiva, quindi non domani, non dopodomani, ma magari tra anni, mesi, come direte voi,
potrebbe portare alla costruzione di un algoritmo che va a censurare le manifestazioni del linguaggio che intercetta come misogine online e quindi trasformarsi in uno strumento di, adesso la sparo grossa, repressione della libertà di espressione. È questo che può succedere alla fine del vostro percorso condiviso? Provocatoria la domanda, ovviamente, però vediamo cosa ci risponde. Chi risponde? Possiamo rispondere anche entrambe, se vuoi rispondere brevemente tu, poi io posso allacciarmi, come preferisci. Allora, una cosa che spero sia passata è che molto spesso queste ingiustizie discorsive, cattive rappresentazioni avvengono attraverso dei mezzi impliciti, proprio perché sempre impliciti sono molto sottili, quindi come dire, non ci aspettiamo che alla fine di questo percorso di ricerca si possa arrivare a una lista di sì no, quindi che possa essere facilmente implementato uno strumento che dica questo sì, questo no. Quindi, ma, come dire, il fine ultimo è, come dire, lanciare un campanello d'allarme, fondamentalmente. Che può essere un campanello d'allarme, tipo, attenzione, in questo testo si utilizzano determinate espressioni, ma anche, invece, lanciare un campanello d'allarme nella testa delle persone, cioè aumentare alla fine la consapevolezza, no, su questi usi linguistici, quindi non tanto una prescrizione di do's and don'ts, quanto, come dire, uno strumento che serva ad aumentare la consapevolezza sugli usi del linguaggio, fondamentalmente. Proprio appunto, anche proprio il tipo di ricerca, il tipo di fenomeni linguistici che stiamo andando ad indagare non si presta a questo tipo di esiti. Esatto, mi aggancio proprio a quello che diceva Chiara molto brevemente. Per esempio abbiamo, diciamo, quando abbiamo ipotizzato per esempio di poter in futuro magari creare uno strumento, no, che metta in evidenza la scelta tra alcune appunto scelte linguistiche, alcune cornici che vengono date alle notizie, per esempio alla concettualizzazione di un evento, in particolare ci interessano i femminicidi, e che magari offra delle formulazioni alternative, lasciando però all'utente sempre la libertà di riflettere, no? Sulle correzioni, sulle scelte linguistiche che ha fatto, e anche evidentemente aumentando la consapevolezza sulla narrativa. E nel momento in cui magari lo strumento offre anche delle formulazioni alternative, che se vogliamo è la nuova frontiera, non solo identificare le cose che non vanno, anche identificare la misoginia, ma magari utilizzare gli strumenti di intelligenza artificiale e di linguistica computazionale anche per cercare di reagire, di creare delle contronarrazioni o delle narrative alternative. Allora, in prospettiva futura sarebbe bello utilizzare questa possibilità di evidenziare automaticamente nei testi le cose, diciamo, problematiche, e magari offrire anche delle formulazioni alternative su cui l'autore può riflettere, scegliendo poi se che uso farne, no? Quindi non in maniera censoria, cioè non con un intento censorio, ma con un intento che è quello di aumentare la consapevolezza, un po' come una sorta di correttore. Appunto, ci sono degli esempi di questo tipo in giro sulla correzione dei bias, per esempio, del modo in cui ci esprimiamo in maniera bias. Esistono i correttori ortografici, e questo potrebbe essere, diciamo, una sorta di strumento che per evidenziare nella scrittura quelle che sono le cose che ci sembrano comunque problematiche o comunque su cui ci interessa aumentare la consapevolezza rispetto a una certa narrativa, rispetto magari a una certa attribuzione di responsabilità. Questa mi sembrerebbe una prospettiva su cui mi sentirei, insomma, contenta di lavorare, pensando proprio a degli strumenti concreti che possono essere poi un obiettivo finale di un'applicazione che fa uso di tutte queste conoscenze che stiamo cercando di mettere insieme. Sì, direi che l'analogia con il correttore automatico è molto, molto utile, molto chiara, anche perché ovviamente il correttore automatico ci segnala quando una parola è scritta in un modo che ritiene possa essere sbagliato, ma se in realtà è semplicemente una parola straniera che il correttore non conosce, abbiamo sempre la possibilità di cliccarci sopra e dirgli no, va bene così, smettila di segnalarmela come errata. Esatto. Perché di fronte a un testo mandi semplicemente un puntino rosso per segnalare
paio di costruzioni che possono essere ambigue non fa male né bene di per sé, dipende da come viene utilizzato, come tutti gli strumenti. Abbiamo ancora pochissimi minuti, se c'è qualche domanda da parte del pubblico, ben volentieri, nell'attesa che i timidi si facciano avanti, volevo chiedere una piccola postilla. Abbiamo citato le contronarrazioni, ecco, spieghiamo meglio cosa sono e in che modo, perché è un termine che io ho scoperto intervistando una linguista in passato, ma non tutti immagino padroneggino il lessico e quindi sappiano dire che cosa sia, invece effettivamente è quello credo che fa poi la differenza nel cambiare le cose. Professoressa, se vuole farci magari un esempio e spiegarci. Allora, sì, così mi approfitto per fare un'ultimissima condivisione, se riesco. Ok, allora sì, si parla di contronarrazioni e di narrative alternative, che appunto sono due cose leggermente diverse, spesso appunto in più generale nell'ambito dell'hate speech, poi nel caso della misoginia lo possiamo declinare su questo target specifico dell'hate speech misogino. E l'idea è di, diciamo, di solito è di cercare di riconoscere quella che è la narrativa problematica e con varie tecniche e strategie che stiamo studiando anche con alcune filosofe del San Raffaele, cercare di disinnescarla o con varie strategie che dicevo possono andare dall'esplicitare quello che c'è di problematico, parlavamo dell'implicito, quindi una strategia di counter speech per esempio risiede proprio nel cercare di esplicitare quello che implicitamente è problematico in uno statement dove individuiamo delle speech misogino, oppure per esempio anche l'ironia può essere un ingrediente, visto che l'abbiamo citata prima, come elemento problematico perché mi permette di riconoscere con difficoltà a volte queste espressioni di misoginia. Anche l'ironia può essere usata invece in senso positivo per in qualche modo mettere in discussione un'espressione di speech, anche lì cercando di disinnescare quello che è il potenziale anche virale del messaggio nel momento in cui questo counter speech, per esempio, viene fatto sui social media. Oppure ci sono delle forme di counter speech un po' più che per esempio osserviamo negli ambienti spontanei, in cui che magari usano, tra virgolette, le stesse armi di chi utilizza le speech, quindi contrastano, in qualche modo cercano di contrastare l'espressione di odio, ma magari con mezzi e strumenti che o magari ricorso di nuovo all'insulto, che fanno parte, diciamo, dell'armamentario stesso dell'hater, diciamo, dell'odiatore, che quindi spesso vengono, diciamo, rifiutati da parte di chi magari in maniera più sistematica cerca di portare avanti delle contronarrazioni che cerchino di creare, diciamo, un clima più sereno e soprattutto appunto dove le categorie vulnerabili, tornando a quello che si diceva all'inizio, non vengano silenziate, perché chiaramente questa atmosfera di un certo tipo spesso provoca anche un effetto di silenziare quelle che sono le voci delle categorie vulnerabili. Quindi questo un po' per dire che cos'è il counter speech. Poi lì ci sono diverse, nella comunità anche di computational linguistics si sta lavorando anche un po' su questo tema. Un tema che mi affascina molto è proprio quello di vedere anche proprio sui social media, quando ci sono dei gruppi che fanno queste azioni, quali funzionano, per vedere se anche cosa funziona in teoria, ma anche cosa funziona in pratica, cosa davvero magari riesce a disinnascare l'onda d'odio quando questa pratica, diciamo, di contrasto alle speech. Qua nella slide avevo proprio un esempio, per esempio Kamala Harris è stata sicuramente oggetto di diversi titoli di giornale, diciamo, discutibili dal punto di vista del sessismo e della misoginia, e quindi quella per esempio è un esempio, no? di pratico di counter speech. Dicevo appunto, l'idea quindi sicuramente comincia a esserci nella comunità che si occupa anche di NLP su questi temi sociali l'interesse a analizzare anche come possiamo, diciamo, creare degli strumenti per essere anche noi, diciamo, più pervasivi come gli haters e gli odiatori.
nelle narrative alternative e del counter speech online, e allora lì magari bisogna mettere insieme, io credo, anche oltre alla computational linguistica, anche altre discipline dell'intelligenza artificiale che vanno nella direzione magari di creare degli agenti anche artificiali che, diciamo, buoni, che in qualche modo contrastino i Twitter troll cattivi, questo per evocare, diciamo, uno scenario che di nuovo applicativo, che potrebbe anche essere interessante, dove andrebbero coinvolti però sicuramente soggetti diversi, anche artisti, che in qualche modo riescano a trovare dei modi creativi per contrastare, diciamo, questi fenomeni d'odio che si svolgono online, ecco. Anche la creatività a volte serve anche in questi contesti. Vedevo Chiara con una semplicità di citare un esempio, cioè per esempio questo fatto che non si citi mai le professioni, si citi poco le professioniste per nome e cognome, è stato notato da una comunità di Instagram. Non so se avete mai provato a cercare la donna a caso, per esempio, no? Che ogni volta si occupa di censire titoli sostanzialmente in cui si dice, si parla di uomini che hanno fatto delle cose, poi una donna ha fatto questo, cioè senza poi parlare, no, della persona. Beh, adesso siamo tutti in grande attesa per una donna al Quirinale. Esatto. Esatto. Tra l'altro una cosa su cui c'è stato un tweet, io dico tipo un uomo al Quirinale. Un uomo al Quirinale. Esatto, c'era un video, se non mi ricordo, di... Cioè, comunque c'è stato un tweet con un elenco di possibili nomi donne, tipo Bonino e altre, oppure un uomo, cioè in cui si creava l'ironia su mettere l'uomo al posto laddove c'era la donna a caso. Questo è un ottimo esempio di ironia usata, esatto, diciamo, esatto, non per fare male, non per mascherare, esatto, la violenza, ma al contrario per segnalare un uso sessista, o comunque chiaramente che segnala un certo sessismo nella nostra società. Quindi diciamo un'ironia usata a fin di bene, mettiamola così. Esatto. Siamo veramente agli sbocci, stiamo sfiorando la deadline. Se c'è qualche domanda è il momento di parlare ora a tacere per sempre. Altrimenti io inizio con la lunga coda di ringraziamenti. Intanto ringrazio di nuovo le nostre relatrici ospiti relatrici per averci raccontato il loro lavoro e per aver risposto con così tanta pazienza alle mie richieste di, diciamo, esempi pratici per il mio incontro ai non specialisti. Grazie mille. Io prendo la parola per ringraziare te, che sei un ospite relatrice. Sì, torna quando vuoi, Chiara. Assolutamente. Sarebbe un piacere. In Ateneo. E grazie a tutti voi, sia i coraggiosi che non hanno, diciamo, avuto paura della pioggia, sia i collegati e le collegate da remoto. E grazie all'università. A Universitiamo, a Ilaria Cabrini e a tutto il team di Universitiamo che, insomma, ha affrontato le difficoltà iniziali. Ci siamo sempre, ma ci siamo sempre, ce l'ha organizzato nel dito. Grazie, 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 grazie a tutti. Io volevo solo ringraziare anche i colleghi con cui stiamo facendo questo lavoro che non sono qui, e quindi i colleghi dell'Università di Groningen con cui stiamo portando avanti questo lavoro, e dire che se siete curiosi, insomma, di come sta andando la storia da un punto di vista più tecnico, ci sarà una comunicazione al prossimo convegno di linguistica computazionale proprio sui primi passi che stiamo facendo in questa direzione. Tra l'altro il convegno computazionale di linguistica computazionale è a Milano, quindi... Sì. Vicino alla nostra sede parente, e quindi sì. Di nuovo, grazie a tutti e alla prossima. Buona serata. Arrivederci a tutti. Arrivederci, grazie mille. Grazie a voi.